chi sei? Così è questo qui? Le due mini. Ma quanto è bello il tuo cane, come si chiama? Pallina. Pallina, ma quanto sei bella. Eccoci. Buongiorno. Grazie a voi che siete venuti in salve. Grazie a tutti. È geloso. Tieni amore la tua cagnolina, se no non te la rido più quanto è bella. Come va da queste parti? Giovane animalista, quanti anni hai? Amo! Ma che uno, tu ne hai almeno tre. No, due. No, uno. Quattro. E come ti chiami? Non è vero. Sì, è vero, è vero, è vero. Come ti chiami? Pari. Allora, ma tu ce l'hai cagnolini? Però la mamma magari può provvedere. No, abbiamo quattro gatti. Ah, ecco. E quindi... Allora, ciao. Eccoci. Allora, ma chi dico io? Ma chi sei tu? Sei venuta a prendere le bombe. Grazie, grazie. Sei venuta a prendere... Bella, come si chiama? Rollo. Cerca casa, Rollo. Ma davvero, ma lo sai che io trovo casa a tutti i cani? Eh? Ce l'avete voi? Sì, sì, l'abbiamo trovato. Ma avete la struttura? Sì, sì. Come si chiama? No, la struttura non l'abbiamo. Ah, l'avete installate voi? Sì, sì, casa. Ehi, Rollo. No, però voglio che la chiedere un numero con no, eccoci, buongiorno. Buongiorno signora. Allora, voi siete canari o gattari? Entrambi. Entrambe le cose. Entrambe le cose. Se vediamo un gatto che ci possiamo dire. Come stai, amore? Adesso bene, è scappato pericolo. Anch'io ora. Era quasi da prima, quasi da nulla. Ancora, ancora è stato giornato da piccolo. Era ragazzo. Poverino. Si è tolto le rotte, polmone perforato, schiena di muti, però siamo vivi. Quindi. Mamma mia. È così carino. Ma io mi ricordo del suo volto, fai una visita dove? Milano. Ma io mi ricordo del suo volto. Allora mettiamo tutti insieme che vogliono fare una foto. Vi faccio una foto. Facciamo di... venire tutti, tutti quanti. Prego. Dopo Thank you.
che c'è. Non la posso dire, non è importante, non è importante, signore. Si metta pure lì, signore, tutta lì all'angolo. Sì, ma non è importante, non è importante, chi ci mette? Dietro, si può mettere dietro, non ti preoccupi. Angela. Sì. Se vuole i tuoi minuti di intervista io la faccio con tutti i volontari attorno. Certo, siate qua tutti ragazzi, certo. Siamo a Caltanissetta, abbiamo incontrato l'onorevole Michela Brambilla perché è venuta qui oggi a sostegno degli animali e dei loro bisogni. Oggi regaliamo 11 tonnellate di crocchette, ovvero di cibo per cani e per gatti, a tutti gli animali bisognosi di questa meravigliosa provincia e anche qua vicino. Quindi è un momento bellissimo. Grazie. E sappiamo bene come il tema del randagismo, dell'abbandono, sia purtroppo forte e molto importante nel Mezzogiorno e in particolare la nostra Sicilia è purtroppo una punta in tutto questo. Io ho preso l'impegno di cercare insieme a voi di sconfiggere il randagismo e l'abbandono. La nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente è da sempre in prima linea, tutti i volontari, gli attivisti, qui oggi anche quelli che non ci sono possono essere i vostri riferimenti e io sicuramente lo sarò qui e in Parlamento per voi, perché guerra al randagismo in ogni modo. Grazie. Grazie. E poi dobbiamo essere al fianco di chi non ce la fa. Un grande paese come lascia indietro nessuno. Ora sono tempi difficili per gli animali e per le persone. E c'è anche chi non riesce a riempire la ciotola del proprio cagnolino, no? Ecco, e quindi io credo che sia molto importante essere vicino a chi non ce la fa. Noi facciamo del nostro meglio e oggi, quando avremo consegnato tutti questi 11 bancali di cibo, sono sicura che tanti animali e tante famiglie, tante persone per tanto tempo potranno tirare un sospiro di sollievo, perché in Sicilia, come anche in tante altre zone del Mezzogiorno, è pieno di meravigliose persone che impiegano tutto il loro stipendio o la loro pensione o le risorse che hanno per mantenere animali che salvano dalle strade, andando anche a supplire, a colmare vuoti spesso lasciati dalle istituzioni. Quindi un grande grazie a tutti i volontari. Io oggi sono qua in Sicilia con voi proprio perché ci sono, c'ero ieri, ci sono oggi, ci sarò anche domani. Grazie, brava! Adesso continuiamo. Onorevole, padrino di volo, lui porta, ecco, tutti gli animaletti. Circa 1000 l'anno. Ecco. Ok, grazie. Grazie. Grazie a lei. Allora, siamo qua a Caltanissetta, siamo a Caltanissetta nella mia bella Sicilia e stiamo distribuendo queste 11 tonnellate di cibo per animali, 7 tonnellate di cibo per cani e 4 per micetti, alle associazioni, ai rifugi, a tutti coloro che non ce la fanno. Vedete le sezioni Leida in azione, ringraziamo Lidl che ci ha permesso di effettuare queste donazioni, questi sono i loro prodotti e grazie all'accordo che è stato siglato con la nostra Leida siamo al fianco dei randagi, quindi qui in Sicilia è la prima delle destinazioni per questi carichi di aiuti che la nostra Leida sta dispensando. Quindi vedete, guardate quanti sono,
vedete? Bancali interi. Bancali interi di cibo per cani e per gatti bisognosi. Questo è quello che facciamo, perché sconfiggere l'abbandono e il randagismo è la missione di Leida, è la mia missione, so che anche voi ci tenete e noi siamo qua. Come sta andando la distribuzione? Non ci possiamo lamentare, sono in tanti, stiamo cercando di accontentare tutti. Questo è perché sono in tanti e sono tanti gli animali bisognosi. Come sta andando la distribuzione? Bene, bene. Siamo tutti felici che stiamo avendo finalmente cibo in abbondanza in questo momento così difficile. Stiamo aiutando tanti. Eccoci qua, tutto a posto. Noi siamo al lavoro. Noi siamo al lavoro, vediamo, vi faccio conoscere qualcuno, tipo, allora, aspetti, ci faccia vedere questo cagnolino meraviglioso. Allora, lei come si chiama? Io, Danilo. Danilo, e lui chi è? Lei, aspetta. Lei, eccola, amore, come sei bella. Ciao Spank. Ciao Michela. Eccoci qua, allora. Ciao. Molto lieta, molto lieta. Qui ci sono tanti animalisti in questa piazza di Caltanissetta, sono tutte persone che amano gli animali e che li raccolgono dalle strade, che li aiutano. Vediamo un po' chi salutiamo, che sono veramente tanti. Eccoci qua, allora vedo Vittorio Russo, saluta gli amici. Buongiorno. Eccoci qua. Grazie al programma, sono uscito a non fare adottare Rea, quindi grazie mille Vittorio. Questa è una cosa bellissima perché abbiamo fatto questo servizio a Vittorio dalla parte degli animali. E dopo 9 anni una cagnolina ha trovato casa grazie al programma. E questa quindi è una bella cosa. E dov'è Aldo? Aldo sta riposando perché ha 3 zampette, quindi allora. Eccoci. Lei alla colonia a San Cataldo. Quanti gatti fami? 30 gatti, colonia di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. E quindi cosa diamo? Diamo tutta una confezione. Una confezione piena di crocchette per i gatti per la tua colonia. Sono le gattare di Sommatino. Le gattare di Sommatino. Sono due e hanno un sacco di gatti. Sono due e hanno un sacco di gatti. E allora vai, sono due scatole. Le scatole sono piene di cibo, amici. Ce la fai? Qualcuno ce la accompagni? No. Anche Vittorio. Qui abbiamo una giovane volontaria, Alessia, eccoci qua. Che cosa bevi? Non sto bevendo. Non stai bevendo? Già organizzata. Sei qua? Già organizzata con la borsetta. Onorevole, le posso dire che lei sta facendo di più dei nostri onorevoli locali? Ma io sono più che un onorevole locale, io sono la presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. E di questo sono molto orgogliosa, oltre che essere un rappresentante del popolo. E allora, vediamo un po'. Ciao, come va allora? Ecco. Non sono venuto oggi perché avevo un impegno. Eccoci qua, vediamo un attimino. Voi di che? Che associazione siete? Cani sciolti. Angelo, in prima linea a distribuire crocchette
Tea, la lista, fai vedere la lista delle nostre. Questa è la lista di tutti coloro che si sono prenotati. Tutti questi sono tutti i rifugi a cui ora daremo le crocchette, quasi 100. Quindi, Ale.